Cioè, posso riprendere a schermo più piccolo? Sì, Vabbè, tanto non c'è nessuno, posso riprendere a schermo più piccolo? no, perché? È perché, cioè, vedo solo questo, non posso vedere. I commenti ti scrivono là sotto. Mi pare. E a me Sì, poi c'è qua mi scritto i commenti sono. dice. Qua mi dice quante persone ci sono. Una. Ciao, non so chi c'è. Sono le 6:30, ci siamo. Abbiamo due persone in diretta. Ok, allora ciao a tutti, sono Martina, operatrice della Codrad per chi non mi conoscesse. E magari se mi scrivete chi siete, perché io ovviamente da qui non posso vedere. Ciao Ale. E abbiate pietà di me, che è la prima volta che faccio una diretta, quindi non sono per niente pratica. E vabbè, abbiamo capito che i commenti arrivano un po' in ritardo, quindi se non vi rispondo subito, non vi preoccupate, vi risponderò. E sono un po' emozionata. Allora, oggi vi racconterò una storia. Ok, ciao Caterina. La storia è liberamente ispirata da un racconto di Gianni Rodari che si intitola Il cane che non sapeva abbaiare. E per raccontarvi questa storia ho realizzato delle marionette. Ovviamente la parola d'ordine è sempre riciclo, quindi io le ho realizzate con quello che avevo a casa e principalmente a casa mia c'è sempre della stoffa e quindi le ho realizzate con la stoffa. E vabbè, vi spiego anche un po' come ho fatto, visto che tanto perdiamo un po' di tempo, che aspettiamo che si collegano tutti. Mi raccomando, scrivetemi chi siete così vi posso salutare perché non lo posso vedere se non mi commentate. Allora, per realizzare le marionette, cioè in realtà è un modo molto semplice, ho creato una sagoma che è più o meno questa, alla quale poi vanno aggiunte le braccine, e ciao Maria, e le orecchie o qualsiasi altra cosa, dipende dalla marionetta che fate. E vabbè, la sagoma si ritaglia e io le ho cucite. Ma dovrebbe esistere anche una colla per la stoffa per chi non può cucire, non è capace a farlo o non vuole farlo. E poi io ho scoperto da poco dei pennarelli, che sono dei pennarelli appositi per i tessuti. Cioè, mi ci diverto tantissimo in realtà. Sono fantastici. Allora, prima di tutto colorare i tessuti con i pennarelli è veramente, dà veramente una bella sensazione. È piacevole, è rilassante. E quindi sì, mi sono divertita tantissimo a fare questa cosa. E tra l'altro dà delle sensazioni differenti in base al tessuto che si decide di colorare. E per realizzare le marionette ho scoperto che uno dei tessuti migliori, ciao, è questo che è il panno Lenci o simili, insomma, perché richiedono pochissime rifiniture. Quindi basta tagliarlo e cucirlo oppure tagliarlo e incollarlo e la marionetta è già pronta, non c'è bisogno di rifinirlo perché si sfilaccia o cose del genere. E infatti è tra l'altro uno dei tessuti più usati per i vestiti di carnevale, cose così. E niente, beh, non so che altro devo dire. Vabbè, aspettiamo un altro po'. Non so chi c'è dei ragazzi. Chi c'è dei ragazzi? Mi fate sapere? Mi scrivete? Aspetto i vostri commenti, così almeno vi posso salutare. Una cosa volevo dire. Allora, la storia l'ho un po' arrangiata, ovviamente,
I nomi della storia, dei personaggi, li hanno scelti le mie favolose nipotine, quindi non mi prendete in giro. E niente, magari la prossima volta, se questa attività vi piace, facciamo in modo di riuscire a sentirci e magari scegliete voi i personaggi della prossima storia, va bene? I loro nomi. E niente. No, vabbè, i personaggi ve li presento di volta in volta, altrimenti poi rovino l'atmosfera, tutta un po' a sorpresa. Allora, abbiamo collegati Alessandro Femminelli. Ale. Ciao Ale. Ciao, ciao. Guarda che ho fatto. E Bibi. Bibi. Ciao, ah, Bibi, guarda che c'ho, che sono sicura che ti piacerà. Ciao, che cos'è questo? Ah, c'è Adele con un nipotino piccolino, Roberto e Eva. Oh, belli, un bacione. E vabbè, niente, che facciamo? Cominciamo? Cominciamo con la storia? E boh, non lo so, non so come passare il tempo in questo momento. Vabbè, allora dai ragazzi, io inizierei, vi va? Iniziamo con la storia? Che dite? Anche perché almeno io sparisco sotto l'inquadratura, non mi vedo più e racconto semplicemente, lascio raccontare alle mie marionette. Ok, allora ci vediamo dopo per i saluti. Io vado a raccontare. Ciao. C'era una volta un cagnolino di nome Dick, che aveva sempre vissuto da solo nei boschi. Per cui non si era mai accorto di avere un bel problema. Sapete che problema aveva Dick? Non sapeva abbaiare, non sapeva farlo perché vivendo da solo ne aveva mai avuto bisogno. Dick però si sentiva così solo, così un giorno decise di mettersi in viaggio con la speranza di trovare degli amici con cui giocare e divertirsi. Se ne andava tranquillo per la sua strada, quando in lontananza ecco una fattoria con alcuni animali liberi al pascolo. Ciao straniero, come ti chiami? Ciao, io sono Dick, e tu come ti chiami? Io sono Ili. Cosa ci fai nella mia fattoria? Mi sono messo in viaggio sperando di fare nuove amicizie. Anche tu sei un cane? E perché fai quel verso strano? Un cane? Io sono una mucca. E questo è il mio verso. I cani abbaiano e le mucche muggiscono. Come sarebbe a dire che i cani abbaiano? Come si fa? Io non so farlo. Sono sempre stato da solo, non ho mai imparato. Poverino, non si era mai visto un cane che non sa abbaiare. Ma non preoccuparti, ti insegno io. Ascolta, i cani abbaiano così. Mau, mau. Dick era davvero grato a Ili per il suo aiuto e ci mise davvero tanto impegno che imparò subito a fare mau. Mau! Intanto, ciao Pepe! Ciao Pepe, amore! Tutto bene? Stai bene, sì? Ti piace questa storia? Vado, continuo. Così Dick imparò a fare mau! Mau!
Oh, grazie Illy per avermi insegnato ad abbaiare. Ma non c'è di che. Ora scusami, ma torno al mio pascolo. Ciao. Dick salutò la mucca e si diresse verso una gallina che mangiava il grano. Mau, mau. Io sono Dick, sono un cane. Tu chi sei? Coccodè? Io sono Tina, sono una gallina e faccio le uova ogni mattina. Ma tu sei sicuro di essere un cane? Dal verso che fai sembri quasi un gatto. Ma come un gatto? Illy la mucca mi ha detto che è così, che fa un cane. Coccodè? Ma guarda, un cane non sa come si abbaia, poverino. Ti insegno io come si fa. Ascolta bene e prova anche tu. Pronto? Coccodau! Coccodau! Così Dick di nuovo si mette d'impegno per imparare un nuovo verso. Coccodau! Coccodau! Bravissimo! Beh, è stato un piacere aiutarti. Ora scusa, ma devo andare a mangiare il grano prima che le altre galline lo finiscano tutto. Grazie dell'aiuto, Tina. A presto. Dopodiché, Dick corre ad abbeverarsi nei pressi di uno stagno. Tutto questo impegno gli aveva messo una gran sete. Gra, gra, ciao, io sono Greg. Non ti ho mai visto da queste parti. Sei nuovo? Coccodau! Io mi chiamo Dick, piacere di conoscerti. Ma ecco che la rana scoppia a ridere fino alle lacrime. Ma che verso è questo? Sei il cane più buffo che abbia mai visto. Povero Dick, triste triste, fa per andar via. Ma Greg, intenerito, lo ferma. Dai, scusami, non volevo prenderti in giro, ma non avevo mai sentito un cane abbaiare in questo modo. Me lo ha insegnato la gallina, Tina. Io non so farlo perché non ho mai incontrato un altro cane. Cra, ma questo verso è sbagliato. Ti faccio sentire io come si abbaia? Che dite? Provo ad imparare da questa rana come si abbaia? Guarda, io ho sentito molti cani abbaiare intorno al mio stagno, so bene come si fa. Sei pronto? Ascolta, eh? Crau, crau! E così Dick, con molto impegno, impara anche questo nuovo verso. Crau! Crau! Beh, felice di averti aiutato, amico. Dammi il 5. Oh, povero me. Sono stanchissimo. Penso che me ne andrò verso quello. Verso quella stalla per riposare un po'. Ma secondo voi ho imparato bene a fare il verso del cane? È giusto dire crau, crau? Beh, io vado un po' a riposare. Fatemi sapere se ho indovinato o se devo imparare di nuovo un altro verso, povero me. Beh, bimbi, Dick non è molto convinto, ma ormai è stanco per rimettersi in viaggio. Sta andando verso il fienile quando esce fuori qualcuno. Riconoscete chi è? È il veterinario che tutti i giorni va a far visita agli animali della fattoria. Ciao, chi sei tu, bel cagnolino? Non ti ho mai visto da queste parti. Sei nuovo? Crau, crau! Io sono Dick e mi sono messo in viaggio per cercare degli amici. Ma
Oh, ma che strano verso che fai! Non ho mai sentito un cane abbaiare in questo modo. Ti senti bene? Beh, a questo punto spiegherò anche al veterinario perché non so abbaiare. Vedi, io ho sempre vissuto da solo nei boschi e non ho mai incontrato un altro cane. È per questo motivo che non so abbaiare. E così ho incontrato degli amici che hanno provato a insegnarmi a farlo. Ma non sono sicuro proprio che sia il verso giusto. Allora, ho incontrato Ili, la mucca, che mi ha insegnato a fare mau, mau. Ma è così che fa un cane? Che dite? È questo il verso del cane? No. Non credo proprio. Oh. Ok, allora ho incontrato anche Tina la gallina e lei mi ha insegnato a fare coccodau, coccodau. Ho indovinato questa volta? È giusto? È così che fa il cane? Dottore, lei che dice? Non sono molto sicuro. Accidenti. E neanche crau, crau, come mi ha insegnato il mio amico Greg. Non lo so. Che dite voi a casa? È giusto crau, crau come verso? Dicono di no. Accidenti, e adesso io come faccio? Beh, guarda, io non sono un cane, però forse posso aiutarti lo stesso. Non so se fidarmi di nuovo. Forse è meglio se me ne torno a vivere da solo nei boschi a questo punto. Ma no, Dick, non fare così. Io sono un veterinario, conosco tutti gli animali, vedrai, riuscirò ad aiutarti. Allora, bambini e ragazzi, per aiutare il nostro amico Dick, ho bisogno dell'aiuto di tutti voi. Allora, quindi abbiamo detto che il verso del cane non è mu mu. Mau, giusto? Non è mau mau. E non è coccodau, non è neanche crau. Quindi, chi di voi sa qual è il verso del cane? Dunque, vediamo. Per aiutare Dick, forse possiamo provare con questa formula. Siete tutti pronti? Mi raccomando. Scrivete le vostre risposte. La pecora fa. Come fa la pecora? Scrivete come fa la pecora. La pecora fa. Bene. E la gallina? La gallina fa. Coccodè, bravissimi. E il gatto fa miau. E il cane? Come fa il cane? Il cane fa. Bau! Benissimo! Bravissimi ragazzi! Quindi il cane fa bau, bau! Oh, che bello! Allora è così che si abbaia! Grazie, dottore!
Grazie davvero e grazie a tutti voi per avermi aiutato. Ora, finalmente, nessuno mi prenderà più in giro perché finalmente ho imparato ad abbaiare e finalmente posso dire anche di aver trovato degli amici. Bau! Benedic, sono felice di averti aiutato. Ora, per me è arrivato il momento di tornare a casa. Vuoi venire con me? Potremmo diventare migliori amici. Ah, che bello! È bellissimo! Grazie, grazie! Io diventerò il tuo migliore amico e ti sarò fedele per sempre. E così Dick e il suo nuovo amico se ne vanno insieme, felici, verso la loro nuova vita. Ciao, vi è piaciuta la storia? Allora, tipo, io vabbè, ho riso tantissimo mentre la dicevo e ho riso tanto anche durante le prove. Speravo di riuscire a restare più seria, ma non ce l'ho fatta. E vedo che c'è anche Elisabetta. Eli, ciao! Ciao Tata! Che bello! Boh, vabbè. Niente, io spero che la storia vi sia piaciuta. Ciao Tata! Beh, è difficile farla molto più lunga una storia con le marionette in realtà, perché beh, devi rimanere con le mani alte, le spalle cominciano a far male, insomma è un po' faticoso. Comunque, grazie Bibi, ti è piaciuta la storia col cagnolino? La prossima volta magari ne facciamo una con un topolino di nome Gigio, che dici? Può andar bene. Anzi, la prossima volta i nomi di tutti i personaggi li scegliete voi. E niente, io penserò a un'altra storia, noi ci sentiremo sicuramente, vi sentirete con i colleghi. Vabbè, vi ringrazio. Niente, vabbè, ci sentiamo la prossima settimana se vi fa piacere. Mi raccomando, se la storia vi è piaciuta, mettete i like o i cuoricini, che vedo che state già facendo perché siete un amore. Mi mancate tantissimo. Mi mancate davvero tanto. Spero che possiamo tornare a rivederci di nuovo presto. Noi intanto cerchiamo di intrattenervi come possiamo, speriamo di farvi piacere, davvero. E niente, dai, allora vi saluto, vi mando un bacio enorme. Grande, grazie Tata, grazie Stefano. E niente, dai, bella. Ci vedremo la prossima settimana sicuramente. Ok, ciao a tutti, grazie.